Il segno più grande. Oggi come allora, la gente cerca un segno, qualcosa di tangibile a cui attaccare e giustificare la propria fede. Ma nessun segno verrà dato a questa generazione. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «In molti si stringono a Gesù. Ma cosa vogliono da Lui? Un miracolo? Una risposta? L'emozione di averlo incontrato. Questa generazione è una generazione malvagia. Trattano Gesù come un oggetto, qualcosa da usare per un fine personale. Cerco Dio o cerco quanto potrebbe donarmi? Sono disposto anche a sentire il silenzio di Dio? Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Siamo affamati di prove e di certezze. Pensiamo che sia Dio che debba dimostrare qualcosa. La fede si spegne e rinasce contro la croce di Cristo e il fallimento di Dio. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Giona, il profeta, predicò la conversione e fu subito ascoltato. Non chiedere a Dio cosa possa fare per te. Domandati piuttosto cosa tu puoi fare per Lui oggi. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. La regina fece l'impossibile per incontrare Salomone. Anche noi facciamo di tutto per ciò che ci gratifica. Ma cosa sono disposto a perdere per Cristo? A cosa dai inutilmente priorità? Donami di mettere al centro della mia giornata anche solo una parola del Vangelo. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Quanto do per scontato Cristo e la sua sapienza nella mia vita? Mastico nel mio cuore la parola di Dio? Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono, ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. La mia vita è piena di occasioni nelle quali amare. Saprò oggi cogliere l'attimo per fare un'azione buona e non programmata. Aiutami, Signore, ad essere segno del Tuo amore con chi incontrerò. Rendimi attento alle opere buone fatte nei miei confronti e sempre ne sia grato. Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Scarica il commento e l'audio trovando il link in descrizione. A domani!